largo per questa traversone abbastanza insidiosa che taglia tutta l'area. Attenzione, palla ancora in area e gol realizzato dal giocatore Petrov. E qua la situazione si fa un po' difficile. Petrov porta in vantaggio il Levski di Sofia dopo 14 minuti di gioco. 1-0. Sì, un gol che può ravvivare una partita così dopo il gioco andata da poter provare portare qualche problema alla Juve, che adesso dovrà affrontarla con la massima serietà, magari ecco, si ravviva. Rivediamo, vedete due traversoni, uno da sinistra verso destra, uno da destra verso sinistra, poi l'arrivo in corsa da parte del... Tanto ecco Zidane, una volta a centrocampo, gran pallone per Zambrotta al centro, gol segna Kovacevic. Segna Kovacevic al 34esimo e anche Kovacevic è uno di quei giocatori teoricamente in caccia di Anastasi, perché finora ha segnato 7 gol in Coppa, questo è l'ottavo. 1-1, gol di Darko Kovacevic. Però vedete Zidane, nugolo di avversari intorno a lui, bello il tocco di Zambrotta, il tiro di Kovacevic non riesce a trattenere Ivankov ed è l'1-1. Sì, ha fatto un gol con la complicità del portiere, vero, però l'ha piazzato subito di piatto, non malissimo, il portiere l'ha aiutato. 1-1. 1-1 dunque, si